lo dico sinceramente, mi sono un po'... Lo so che adesso bisogna essere tutti istituzionali, responsabili, perché c'è questo clima, no? Della nuova responsabilità. Anche qui non si è più sovranisti, si è conservatori, va benissimo, poi siamo tutti responsabili, siamo tutti... Però io lo posso dire, tanto io sono fuori dal coro, ho la voce che dà fastidio a Lilli Grub, dà fastidio a tanti ad altri, darà fastidio anche a voi, vi chiedo scusa, è la mia voce, io mi sono rotto le balle, perché queste parole, le parole che ho sentito prima dell'Europa, che è il momento decisivo dell'Europa, quanti anni sono che è il momento decisivo dell'Europa? Vogliamo ricordare il momento decisivo fra i tanti del settembre 2019 con le minchiate del ministro Lamorgese? Chiedo scusa se ho detto Lamorgese, non volevo dire parolacce. Con il ministro Lamorgese che dice mai più l'Italia sarà sola, mai più l'Italia sola. Abbiamo trovato, ve lo ricordate tutti, l'accordo di Malta, finalmente abbiamo trovato l'euro, siamo di nuovo qui ed è un altro momento decisivo. Fra 3 anni, se va avanti così, siamo di nuovo qui a sentire un vice commissario che ci parlerà, o un super mitico commissario che ci parlerà del momento decisivo. Allora, secondo me qui bisogna, se posso dire rapidamente, ritrovare nel clima di responsabilità, per l'amor di Dio, siamo tutti responsabili, eccetera, ma ritrovare quella carica innovativa e rivoluzionaria, ribaltando le parole d'ordine del mainstream. L'Europa, questa Europa, non è in grado di risolvere il problema, bisogna dirlo chiaramente, non è in grado per come è stata costruita, ed è venuto fuori, l'hai detto tu, Germania e Francia, ma non è in grado anche per ragioni culturali, perché un'Europa costruita, un'Europa che appunto, come hai ricordato tu all'inizio, nega il Natale, è un'Europa che non è in grado di difendere le proprie radici culturali, un'Europa che nega il cristianesimo dalle sue basi culturali, non è in grado di difendere la sua cultura. Lo vogliamo dire in modo chiaro? Lo vogliamo ribaltare le parole? Perché sennò nell'essere in tutta questa... bisogna essere piacere alla gente che piace, allora non si dicono più. Se io voglio dare un messaggio, lo dico, tanto mi dicono di tutto, quindi mi posso permettere di dirlo con la mia voce sgradevole. Bisogna ritornare ad avere il coraggio di dire delle parole che sono sgradevoli. L'Europa, no, quando sento dire l'Europa mi viene rabbia, perché non ci prendete più per i fondelli con l'Europa. Non è in grado questa Europa, o si cambia radicalmente Europa e questa Europa non è in grado. Seconda cosa, l'integrazione, per l'appunto. Non c'è l'integrazione, non c'è, perché anche qui prendiamo atto che c'è una parte di immigrati che non si vogliono integrare. Il caso Saman è emblematico. In questi giorni a Ferrara, nella Ferrara del senatore Balboni, c'è stato un altro caso simile a Saman, e si ripetono, e sapete quanti sono, ma neanche nelle seconde generazioni. Abbiamo le nostre città in preda alle baby gang, ma non solo Milano e Torino, Parma, la città più vivibile d'Italia. La città più vivibile d'Italia è in preda alle baby gang. È vivibile, basta che non esci di casa, no? È vivibilissima, però non puoi uscire di casa perché l'integrazione non c'è. Terza parola d'ordine, la solidarietà. È un'altra cosa. Anche qua, che va ribaltata, anche a costo di apparire qualche volta un po' più brutti, sporchi e cattivi di come oggi va di moda, perché oggi dobbiamo mettere tutti il doppio petto e essere tutti educati e eleganti. E invece no, la solidarietà è un'altra presa per i fondelli, e lo sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte, ma non solo per lo sfruttamento, per le business sull'accoglienza, non solo per i trafficanti che ci guadagnano abbondantemente, anche perché vogliamo dirlo una volta per tutti che l'Europa e l'Italia, anche in particolare l'immigrazione, è uno straordinario strumento con cui sono stati abbattuti i diritti di tutti i lavoratori, perché avere manodopera clandestina e irregolare è una cosa straordinaria per ridurre i diritti di tutti i lavoratori.
Andatevi a leggere, se avete un po' di tempo, il caso di Grafiche Veneto di poche settimane fa. Grafiche Veneto, c'era un imprenditore che andava in giro a dire: non riesco a trovare, sapete quelli che vanno, non riesco a trovare operai. Ebbene, nella industria modello di Grafiche Veneto è stata trovata la cooperativa di pakistani, con pakistani che lavoravano come schiavi, linciati, frustati a 2 euro. E certo che non trovi lavoratori, perché tu cerchi gli schiavi, non cerchi i lavoratori, e gli immigrati irregolari ti servono a ridurre i lavoratori come schiavi. Io lo so che oggi è brutto, da brutti, sporchi, cattivi dire queste cose qui, ma bisogna avere coraggio. E chiudo, potremmo fare un elenco grandissimo, vi ho fatto solo 3 esempi, e chiudo, perché se noi, come si ricordava all'inizio, ricordava il senatore Balboni, abbiamo 6 volte più di immigrati rispetto al 2019 di arrivi, di sbarchi, e dopodiché però hai invece il Green Pass eterno e cosa per gli immigrati irregolari, dove nella stazione di Varese, fuori controllo, un immigrato irregolare insieme ad un italiano stupra una ragazza, e però non fa scandalo, no? Non se ne parla neanche tanto, non se ne parla da nessuna parte. Allora ecco, il mio invito è questo, ad apparire ancora un po' più brutti, cattivi e rivoluzionari nelle parole d'ordine, perché vedete, non è in grado di difendere i propri confini, non ha più ragione di essere come Stato. Io credo in uno Stato solo se questo Stato... Uno può anche teorizzare l'apertura, no? C'è chi teorizza l'abolizione dei confini, allora ognuno può andare dove vuole. Ma finché i confini esistono, uno Stato deve essere in grado di difendere i propri confini, la propria cultura, i propri cittadini. E se questo non lo fa, questo Stato non merita rispetto.